Martin Schulz. Buonasera, favorevole. Vabbè, comunque preparato. Buonasera. Sì, forse sì. Qui servono due microfoni, grazie. Uno lo pargiamo subito a... Sì, nel momento però volevamo un saluto da parte tua, poi dopo all'onorevole Schulz avremo l'interprete che gentilmente dirò pochissime cose. Pochissime. Tre. Primo, un ringraziamento che sento e penso di poter rivolgere a nome di tutta la comunità lauriota e di questa grande area della Basilicata a Martin Schulz, perché con la sua presenza ovviamente ci arricchisce, ci onora, ci rafforza. Quindi grazie Martin, so e i cittadini devono sapere che tu hai fatto una grande impresa per essere qui e hai anche rinunciato a portare l'ultimo saluto al nostro collega che è scomparso, europarlamentare tedesco del nostro gruppo socialista. La seconda cosa è esprimere una e condividere con te una serie di preoccupazioni, che credo siano anche le preoccupazioni dei cittadini. La vita costa moltissimo, il lavoro non c'è, torna la guerra anche a un tiro di schioppo in Georgia. Ci sono problemi grandi e piccoli che ci affliggono, c'è bisogno di più Europa. Nel giro che sto facendo, in queste 130 tappe dal 23 luglio al 25, è stato a Lauria per una grande conferenza sul Mediterraneo Giorgio Napolitano. Dopo qualche anno dalla sua presenza qui a Lauria, Giorgio Napolitano è stato eletto Presidente della Repubblica. Io mi auguro per te, perché ti conosco, perché conosco la tua qualità, il tuo spessore, il tuo europeismo, che questa tua presenza qui a Lauria sia di buon auspicio, perché nella prossima legislatura del Parlamento europeo tu divenga il Presidente del Parlamento europeo. Prego Presidente. Grazie. Je vais parler en français et il va faire rendre le service de traduire en italien. Martin parlerà in francese e tradurrò in italiano. Je suis très honoré et je suis très ému en même temps. Sono onorato ma anche allo stesso tempo sono emozionato. J'ai eu une petite crainte quand j'ai écouté parler Gianni sur le président de la République italienne. Ho avuto un piccolo timore quando Gianni ha accennato appena adesso al Presidente della Repubblica Italiana. Parce qu'il est impossible pour moi de devenir Président de la République Italienne. Perché per me sarebbe impossibile diventare Presidente della Repubblica Italiana. Al limite di quella tedesca, giusto, della Germania. Je me donnerai de la peine, oui. Oui. Je vais l'essayer. Ci proverei, ma sarebbe difficile. Je voudrais me remercier pour l'honneur d'être avec vous. Vorrei innanzitutto ringraziarvi per l'onore di essere con voi. J'ai pu assister à un programme extraordinaire et ravissant. Ho potuto assistere ad un programma straordinario e molto molto piacevole. J'ai rarement dans ma vie passé une soirée avec un programme si varié qui m'a montré un peu le goût de cette région, de ce pays. Veramente nella mia vita ho avuto occasione di assistere ad un programma così vario che in qualche modo mi ha mostrato il sapore e le virtù di questa regione. Le quand vous allez à les Lidos de Paris, c'est la même chose o différent? No, no. Incomparable, Lauria è beaucoup mieux. Lauria è molto meglio dei Lidos di Parigi. Mais j'avoue, j'étais jamais là. E devo svelarvi che non sono mai stato a Lido.
Ci vedi lì per comparare. Oui, ci andrò in modo tale che potrò, ecco, comparare. Monsieur, madame, pour le prix, Gianni m'a demandé de faire quelques remarques très très courtes et je trouve à minuit et demi il faut être court. Per quanto riguarda il premio, ecco, vorrei fare delle piccole, diciamo, remarche, osservazioni. Ovviamente è molto tardi e visto anche l'orario sarò molto 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 breve. Je voudrais vous dire trois choses. Premièrement, oui, Gianni a tout à fait raison. Nous avons besoin plus de l'Europe que moi. Dirò tre cose. La prima è la seguente. Gianni ha ragione quando dice che abbiamo tutti noi più bisogno di Europa. Les 27 États membres de l'Union européenne, tous ensemble, ont 500 millions d'habitants. I 27 Stati membri dell'Unione Europea rappresentano 500 milioni di cittadini. C'est beaucoup. Ed è molto. La Chine a 1,3 milliards d'habitants. La Cina ha 1,3 miliardi di abitanti. L'Inde ha 1,1 miliardi di abitanti. L'India ne ha 1,1 miliardi di abitanti. Ces deux pays ensemble, ces 2,4 miliardi di abitanti, c'est un tiers de la population mondiale. E questi due paesi fanno 2,4 miliardi di persone, che rappresentano un terzo della popolazione mondiale. Par rapport à cette masse de gens, l'Europa è très petite. E rispetto a questa grande massa di persone, l'Europa è piccolissima. Et je trouve l'Europe qui se divise en 27 différents morceaux va perdre. L'Europe qui est unie peut gagner. L'Europa divisa in 27 pezzettini sarà un'Europa perdente. L'Europa unita sarà un'Europa vincente. La deuxième chose, c'est que l'Europe doit se réunir parce que la compétition mondiale qui concerne pas seulement l'économie, qui concerne aussi l'environnement, tous ces problèmes sont incapables à résoudre seuls. On a besoin de la solidarité entre tous les États. L'Europe doit aussi être unie per combattere le grandi sfide di fronte, che si trova di fronte, le sfide economiche, le sfide ambientali. Martin usa la parola solidarietà. L'Europa deve essere solidale per vincere queste sfide tutti insieme. Parlamentare, presidente del... Allora, ha detto che preferisce che glielo consegni Annalisa. Ha anche buon gusto ed è anche un ammiratore del fascino femminile. Voilà! Merci Annalisa, questo non lo dimenticherai mai, eh? Allora, noi ringraziamo Martin Schulz, ho visto che ha seguito il nostro programma e questo mi creda, mi ha fatto molto piacere, con massimo interesse, col sorriso e battendo il tempo sempre a ritmo giusto, meglio il pittello. Grazie onorevole, auguri tanti, grazie Gianni, grazie, grazie Paolo, è bravissimo, grazie. Bene, allora, io vorrei che la nostra orchestra potesse musicalmente salutarvi. Se Romualdo, l'amico Romualdo, il nostro monsieur le technicien di Radio Monte Carlo, mi dà per un attimo la luce in sala, vorrei di nuovo guardarvi in faccia e dirvi semplicemente che sono stato felice di essere qui per la settima volta. Grazie, buona estate.